Questa è l'Alpha Fly Next Percent 2 che è stata usata per battere il record del mondo di maratona a Berlino e che secondo noi rappresenta una scarpa che può essere utilizzata per la velocità, per tutte le distanze e per una quantità importante di podisti amatori, soprattutto evoluti. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che si aggira sui 230 grammi a seconda della taglia che indossate, drop 8, 40 mm nel tallone, 32 mm nell'avampiede. È sicuramente aumentata rispetto al modello precedente di 15, 20, 25 grammi a seconda appunto del vostro numero. Nike oramai non riporta più le specifiche tecniche di differenziale, ma sappiamo con certezza che questa scarpa è stata pensata per realizzare i migliori record possibili e immaginabili. Nei prossimi giorni ci sarà la recensione anche della versione maschile, questa è quella di Francesca, però oggi parliamo con la nostra super podista che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa. Sto cercando di convincere Francesca a utilizzarla domani al campionato italiano di Ravenna, lei al numero 22 in partenza e partirà davanti con i top runner, però sappiate che questa scarpa ha fondamentalmente tre differenze rispetto al modello precedente. In primo luogo pesa leggermente di più, in secondo luogo però è molto più stabile, anche grazie a una conchiglia che nella parte bassa è sicuramente più rigida, nella parte superiore comunque resta un piccolo salottino, è cambiata pure la tomaia che ad alcuni potrebbe piacere, ad altri forse un po' meno, e infine nella parte centrale del mesopiede ha un restringimento più importante. Solitamente questa scarpa viene utilizzata o dai tallonatori, ma ovviamente pensata per chi corre di avampiede. Ci sono poi state altre migliorie come il miglioramento del battistrada e anche la presenza di uno Zoom X che forse, ma non ne siamo così sicuri, è leggermente più duro e più reattivo rispetto al modello precedente. Chiaramente però in corsa, solamente sulla maratona, si potrebbe verificare se questa scarpa è migliorata oppure no. Sentiamo cosa ci racconta Francesca. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero meraviglioso. Allora, Nike le ha pensate come super shoes naturalmente e le ha associate ai migliori runner del pianeta, a quelli che fanno i record mondiali, quindi queste sono ovviamente rivolte a chi cerca la prestazione, a chi cerca la velocità, ma anche a chi cerca leggerezza e a chi cerca ammortizzazione, perché è una scarpa super protettiva e super leggera. E quindi per quali distanze le utilizzeresti? Possono essere usate letteralmente per qualunque tipo di distanza, corsa possibilmente in modo veloce, dalla 5 km alla maratona, ultramaratona potrebbe essere, perché è davvero una scarpa molto molto protettiva, sicuramente per chi ha un appoggio neutro, ma anche per pronazioni leggere, perché questa scarpa risulta comunque abbastanza stabile. L'intersuola è più rigida di quanto una non la immaginerebbe, considerando che è fatta di Zoom X, quindi una mescola molto morbida di Nike, per cui anche un leggero pronatore potrebbe azzardare, che va forte naturalmente, potrebbe azzardare a provare questo modello. A livello di peso del podista amatore, in effetti, a chi la suggeriresti e fino a che peso la suggeriresti? Guardando le classificazioni negli store online e sul sito di Nike, tende ad essere rivolta a dei pesi leggeri o medi. In realtà, anche in questo caso, proprio vista la quantità di schiuma che è presente in questa scarpa, che è davvero molto molto abbondante, infatti ai limiti dell'altezza consentita dell'intersuola, penso che si possa salire anche un pochino oltre la soglia classica che si indica dei 75 kg. Credo che anche un podista che arrivasse agli 80 o che fosse un po' più alto, quindi necessariamente un po' più pesante, potrebbe trovarla comunque adatta alle proprie esigenze. Invece come mai ho visto molte donne utilizzarla per correre corse lente? Secondo te qual è la ragione fondamentale? Io sono una grandissima amante della prima versione di questa Alpha Fly, sulla seconda vedremo. Sono delle scarpe talmente reattive e piacevoli, davvero molto molto piacevoli. Per chi ha un appoggio neutro sicuramente, quantomeno posso dirvi questo, che la spinta si sente addirittura correndo i lenti, quindi i lenti diventano estremamente piacevoli, fluidi, vale la pena magari utilizzarle per questo scopo, quantomeno provarle per questa finalità quando la scarpa comincia ad essere esaurita per fare competizioni e allenamenti veloci per cui sono state pensate. A livello di ritmi, a che ritmi le consiglieresti? In realtà è una scarpa pensata per la velocità, è proprio pensata in tutte le sue sfaccettature per essere una scarpa veloce,
molto reattiva e molto prestante. Lo è effettivamente, questa scarpa dà il meglio di sé scendendo sicuramente sotto i 4 al chilometro, e per voi uomini che siete mediamente un pochino più veloci di noi, anche sotto i 3.30, intorno ai 3. È una scarpa fatta per andare forte, su questo non ci sono dubbi, e dà il meglio di sé, il meglio della sua spinta, sicuramente a ritmi più veloci. Questo non vuol dire che non si senta la spinta appunto ai 5 al chilometro, perché si sente anche ai 5 al chilometro, magari a 5.36 userei qualcosa di diverso, ma fino ai 5 la senti. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista e che sensazioni ti ha dato, soprattutto che numero suggeriresti? La tomaia è completamente cambiata rispetto al primo modello. Questo viene chiamato Atom Knit, un po' difficile da pronunciare, 2, quindi sarebbe un'evoluzione del primo Atom Knit di Nike. Io dico è proprio plastica, sono sottili fili di plastica intrecciati, non è elastica, non è per niente elastica, quindi non si adatterà al vostro piede. L'unico modo di adattarla è stringere molto i lacci. Forse anche per questa ragione che esiste una sorta di fly knit elastico, è un tessuto, in questo caso sintetico, ma è un tessuto un po' più elastico, un po' più rinforzato nella parte interna sotto ai lacci per riparare proprio il piede e le ossa del piede dai lacci. I lacci stretti molto bene in questo modo danno meno fastidio, ma è l'unico modo di tenere la tomaia incollata ai vostri piedi. In più nella punta è stata aggiunta una colata di plastica, letteralmente una colata di plastica anche molto dura, a rinforzo verosimilmente per non far rompere questo tipo di tessuto. Il tallone anche in questo caso è cambiato, è diventato più strutturato e più rinforzato rispetto alla prima versione, è molto ben imbottito dietro ed è anche più alto. In più è stata aggiunta una linguetta sia sul tallone sia al posto della linguetta, l'Alpha Fly veste a calzino, quindi non esiste una linguetta vera e propria. Questo agevola l'inserimento del piede, la calzata è diventata un pochino più stretta in questa parte. In realtà poi è anche una scarpa molto ampia, quindi dentro, all'interno, una volta entrati, poi lo spazio c'è. Quindi stesso numero o mezzo numero in più per questa scarpa? Direi assolutamente stesso numero, proprio perché la tomaia non è elastica, c'è poco da dire, non è elastica, non si adatterà al piede, quindi andate su una calzata un pochino più precisa e che sia adatta alle vostre dimensioni. Invece a livello di mescola, come l'hai vista e cosa ne pensi a livello di reattività? La mescola è ZoomX. È ZoomX tutta suola in tutti e due gli strati. Nel mezzo abbiamo la classica piastra in carbonio, esattamente come nella prima versione, e sotto l'avampiede i due zoom pod che danno un'ottima spinta in avanti. L'intersuola non è cambiata molto, la schiuma rimane morbida, molto morbida, anche se correndoci risulta piuttosto dura, molto reattiva, forse addirittura un pochino più della prima versione, ma molto reattiva. È aumentato anche il rocker nella parte del tallone, nella punta non molto, ma nella parte del tallone è aumentato anche il rocker. Non ho sentito particolari differenze poi in corsa, però dovrebbe portare a una transizione agevolata. Invece a livello di battistrada, come l'hai vista e secondo te nei cambi di direzione, dicevi che secondo te questa scarpa è più stabile rispetto al primo modello, che sensazione ti ha dato? È vero che è decisamente più stabile il primo modello, complice il fatto che è più rigida, quindi questo può agevolare anche maggior numero di fruitori. È più dura ma anche un pochino più stabile. I cambi di direzione sono più efficaci, la scarpa tiene molto di più. È cambiato anche il battistrada, oltre ad essere cambiata la forma proprio del battistrada, queste nuove scanalature tengono comunque bene. La gomma ha una particolarità, è un pochino più scivolosa. È capitato di correrci un lungo 35 km su strada bagnata con fogliame sull'asfalto, che era davvero molto molto scivoloso. Hanno tenuto abbastanza, ma è più scivolosa della prima versione, senza dubbio. Il vantaggio però è questa particolarità che si consuma pochissimo. Quasi non si vede il consumo sul battistrada, che è abbastanza incredibile, devo dire. Qualcosina hanno perso in tenuta, però nei fatti devo dire che il battistrada è efficace. Dal tuo punto di vista, qual è il principale difetto di questa scarpa e comunque raccomanderesti il primo modello o il secondo? La tomaia, secondo me, è il difetto principale, essendo molto dura e questa plastica aggiuntiva sulla punta per il mio piede è risultata un po' una camera delle torture, però non per tutti chiaramente farà lo stesso effetto. La prima tomaia era molto avvolgente, era
un pochino più elastica e sicuramente più morbida. Questa è proprio dura, dà proprio un effetto di duro, quindi non è una scarpa confortevole. Francesca, invece secondo te qual è la durata di questa scarpa? Premesso che un primo modello di Alpha Fly mi ha toccato i 967 km, chiaramente dopo i 400 ci ho fatto più lenti lavori, ma allenamenti, non ci ho fatto particolari gare, ma hanno spinto bene fino a 967 km. Penso che questa possa durare anche qualcosina in più perché è più resistente, sembra proprio più resistente per come è fatta. La tomaia, devo dire che promette di resistere bene anche per gli rinforzi che sono stati messi. Credo che questa scarpa in gara potrebbe toccare i 400-500 km e penso che poi la potrete utilizzare ancora lungamente anche dopo, proprio perché la schiuma è molta, magari la piastra perderà qualcosa, ma in definitiva se tengono i pod, il zoom pod davanti, alla fine questa scarpa vi durerà molto. Invece, ultima domanda, secondo te ci sono delle differenze tra la versione maschile e quella femminile? Io penso che ci sia una differenza, sì, quasi sempre penso che ci sia anche in queste scarpe. Da quello che ho letto cambiano leggermente, non cambiano le specifiche, in proporzione chiaramente, nel senso che lo Zoom X rimane Zoom X, rimane della stessa morbidezza, perché si può parlare solo di morbidezza sullo Zoom X, e neanche sulla piastra in carbonio. Penso che cambino più che altro le misure legate alla vestibilità, quindi il tallone nella versione femminile mi pare di capire sia più stretto. Ho provato versioni maschile, ma di miei compagni che chiaramente hanno un piede più grande del mio. Credo che in proporzione sia più stretto il tallone e anche un pochino l'avampiede. Quindi credo che sia una scarpa un po' più stretta e un pochino più adatta alla nostra forma, che è più contenuta. Va bene, grazie Francesca. Andiamo a berci un coffee. Tu ti puoi bere un Campari se vuoi. Stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.